Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Che giorno è? 30 ottobre, e venerdì 30 ottobre. Vediamo, ci sono due temi fondamentali di giornata: quello solito, consueto del Covid e quello dell'attentato a Nizza, che è un disastro pazzesco dal punto di vista ovviamente umano, ma anche di conseguenze che avrà. E ovviamente c'è molto da dire anche sull'attentato a Nizza. Io vi dico soltanto che questo giovane tunisino che è passato e sbarcato per Lampedusa, poi è stato tenuto 15 giorni nell'isolamento in quelle navi, vi ricordate, quelle grandi navi al largo delle coste italiane dove vengono tenuti in isolamento, pagate dai contribuenti italiani, poi va a finire a Bari, poi a Bari rimane un paio di giorni, gli si dice che deve andarsene via nel giro di una settimana. Quello va a Parigi, da Parigi va a Nizza, prende un coltello, decapita una persona, sgozza una seconda che è il tempo soltanto perché sgozzata di uscire fuori e dire, una signora di 44 anni, dire dite ai miei figli che l'amo, e poi infierisce sul sagrestano. Questa è la cronaca netta e pulita e drammatica di questo attentato di un terrorista islamico, islamista come si dice oggi sui giornali, ed è un tema di cui parleremo tra poco. Per quanto riguarda il Covid, andiamo sulla cronaca e su qualche considerazione. Chiusure: 5 regioni a rischio. Questo è il titolo della Corriere della Sera. Londra, Campania, sì, Londra. Lombardia, Campania, Liguria, Val d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Per i modelli matematici il picco ci sarà a metà dicembre. La Sarzanini ora non è più come a marzo, non stiamo facendo di tutto per evitare il lockdown. 10 cose da fare, dal MES al Covid Home e ai Covid Hotel. Nel frattempo 10 cose che questo governo ha sbagliato è quello che scrive. Come si chiamano? Scrivono sul Messaggero la Fondazione Hume, ma dal tracciamento alle terapie intensive, insomma, robe che conoscete bene per chi ha seguito. Contro il lockdown, Milano e Napoli invece è il titolo della Repubblica, perché le città con i loro sindaci Sala e De Magistris del lockdown non ne vogliono proprio sapere. Vedete, in questa vicenda poi si inserisce una roba che mi fa impazzire letteralmente. Cioè, ieri hanno affidato. Chi è che lo dice? Aspettate, Arcuri, Arcuri, al fatto. Solo il fatto può pensare che Der Commissari sia la persona adatta per gestire questa vicenda. È una conferenza stampa che dovete vedere perché vi incazzate ancora di più con questa arietta grigia da funzionario che prende 1 milione di euro all'anno, 750.000 euro all'anno perché lui ha fatto le obbligazioni, che sta lì e che vi spiega che hanno sbagliato tutti gli altri, che lui non ha sbagliato niente, che tutti gli altri sono o liberisti col cocktail o regioni che non sanno fare il loro mestiere o sindaci irrequieti. Lui è il genio. Lui si chiama Arcuri, uno a cui io non gli affiderei neanche la gestione di un bar, perché lo farebbe fallire dopo 3 secondi. Il bar lo farebbe fallire dopo 3 secondi. Una cosa su cui lui è infallibile sono i rapporti con la politica, perché da D'Alema a Conte questo grigio funzionario strapagato invece sta lì che ancora se la mena. E fantastica Maddalena Guyotto, che dice che la conferenza stampa di Arcuri è peggio di quella della Protezione Civile. È una specie di conferenza in stampa in cui non si raccontano le cose, si autoincensa. Ovviamente il Fatto Quotidiano è l'unico giornale nel panorama universale che tratta Arcuri come se fosse stato bravo e che non avesse commesso nessun errore. 3.300 terapie intensive date alle regioni. Ragazzi, è una roba da non credere, le minchiate che dice con i suoi bandi che sono finiti il 12 ottobre. Ma nel frattempo vi segnalo alcune cose piuttosto singolari, a parte Arcuri, che è veramente Der Commissari proprio, ma neanche Falco, dobbiamo trovare un nome diverso per questo qua. Poi vedi Bertolaso che fa un'intervistina buttata là dal Corriere della Sera, che se ne vergogna, di 30 righe, e tu pensa se oggi avessimo Bertolaso al posto di questo funzionario. Tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo, l'apertura della cronaca di Milano è la seguente, che non trovate in nessun altro giornale: picco delle quarantene. Nelle scuole il sistema di tracciamento delle ATS di Milano, cioè delle organizzazioni territoriali sanitarie di Milano, sta vedendo che nelle scuole ci sono in un giorno 230 positivi. Voi direte, vabbè, chi se ne frega, nella solo Milano. La settimana scorsa c'erano 230 in una settimana e 230 positivi vogliono dire 3.000 persone in isolamento. Allora, un sistema come quello milanese forse può reggere, un sistema come quello pugliese, mi segnala qualche amico, Emiliano chiude
le scuole. Le chiude! Le chiude! Perché ci sono 500 in tutto positivi su 516.000 studenti. 500 positivi, lo 0,1% di positivi su 500.000 studenti fa chiudere il sistema scolastico pugliese. Toc toc! Emiliano, De Luca! Mentre stavate a fare la campagna elettorale, assumevate gente, eccetera, non potevate pensare, ad esempio, ai tracciamenti, ai tamponi? Non potevate fare quelle robe là? No, non si potevano fare, evidentemente, perché quelle robe, in questo voglio dire, c'è una, se una cosa dimostra questa vicenda della pandemia, sapete qual è? La pippaggine della nostra politica, delle pippe col botto, che rompono i coglioni ai comportamenti dei cittadini, mentre noi siamo veramente, sapete qual è l'unico nostro grande errore? È che noi ci crediamo ancora, noi crediamo ancora alle cazzate che ci raccontano i politici, noi crediamo ancora alla paura che ci mette Arcuri. Noi crediamo ancora alla lastra con il polmone di De Luca, lo votiamo al 70% e pensiamo che il problema sia del ragazzo che è andato a farsi la festa e non di De Luca che non sa organizzare un cazzo di pronto soccorso con 7 mesi di tempo e con tutti i soldi che avrebbe potuto aprire. Questo poi vale per tutti. Beh, no, forse il governatore delle Marche, quello di sinistra precedente, qualcosa l'aveva pensata nel disastro totale con cui e con i 1000 errori che hanno fatto il governatore della Lombardia e del Veneto, qualche cosa l'hanno fatta. Nel Veneto addirittura fanno i tamponi istantanei, quindi non tutta la politica, ma alcuna politica, voglio dire, e anche all'interno del governo poi ci sono posizioni diverse, evidentemente. Nel frattempo, fantastico, e che chiudo qua, e la politica si divide alla stragrande. Ieri il capogruppo del Partito Democratico, come dice bene oggi la Meli, e Andrea Marcucci, capogruppo del partito di governo, dice: i singoli ministri sono adeguati all'emergenza. Se lo chiede il capogruppo del Partito Democratico, se non che dopo un secondo il suo vice capogruppo Mirabelli dice: il rimpasto è una cosa fuori dal mondo. Cioè, mettetevi d'accordo, porca troia, qua c'è un'emergenza sanitaria e state chiudendo il paese, io ho il capogruppo di uno dei partiti di maggioranza che dice se sono adeguati all'emergenza i ministri, e dall'altra parte il vice capogruppo che dice non facciamo il rimpasto. Ma questi si sono proprio bevuti il cervello. Tra l'altro, la seconda smentita, perché soltanto poche settimane fa lo stesso Marcucci aveva detto che ci sarebbe stato, che ci voleva un comitato di salute pubblica. Vabbè, fantastica. Tensioni nel PD, titola anche Repubblica. Nel frattempo Breda, la voce del Quirinale, dice non ci sarà mai un Quirinale che farà cadere Conte in questa emergenza. Ve la faccio breve, ma questo è il dettaglio. Beh, la seconda grande storia, chiuse le patetiche storie di Covid, è ovviamente la strage di Nizza a opera di un terrorista islamico. Lo trovate su qualche giornale scritto in questi termini? No. Fa strage a Nizza, partito dall'Italia. Ma chi è che fa strage a Nizza? Caro Corriere della Sera, toc toc! Chi è che fa strage a Nizza? Il coltello? Il treno? Il pullman, l'autobus o un cazzo di tunisino radicalizzato islamico? Chi è che fa strage a Nizza? Vi segnalo Giuliano Ferrara, oggi, sapete che io non sempre condivido quello che dice Giuliano Ferrara sul Foglio, dice Macron per la prima volta rompe questo tabù dei ben pensanti e della Chiesa gestita da Papa Francesco, rompe questo tabù e definisce il tunisino di 21 anni che ha ucciso sgozzando e decapitando due donne, l'ha definito un terrorista islamista. Perché se noi non pensiamo che sia in atto una guerra di religione, dice Ferrara, non stiamo raccontando la verità. Una verità che aveva raccontato Papa Ratzinger col discorso di Ratisbona e che mi sembra che gli altri non abbiano capito, se non Macron, che ce l'ha a casa. Va bene? Questa roba la spiega benissimo Giuliano Ferrara. Ci sono due elementi politici su questa vicenda. Il primo è che meno male che non passano e non arrivano con i barconi o con i barchini questi terroristi. Non è la prima volta, è successo a Berlino, è successo ora a Nizza. Beh, insomma, i fondamentalisti islamici arrivano col barchino e, guarda caso, non sbarcano a Marsiglia, ma sbarcano a Lampedusa. Qualcuno mi deve chiedere perché sbarcano, secondo te, Nicola, a Lampedusa e non a Marsiglia per poi fare un attentato a Nizza? Beh, forse perché è più facile sbarcare in Italia che sbarcare in Francia, perché la politica dei porti aperti è una stronzata. Non che quella dei porti chiusi abbia impedito cose di questo tipo, ma se tu li fai pure aperti e paghi pure le navi per la quarantena. Quindi sapete che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la quarantena, abbiamo preso questo qua, l'abbiamo rifocillato, gli abbiamo dato un po' d'acqua, l'abbiamo visto se stava bene, poi l'abbiamo messo in una nave di quarantena perché dobbiamo stare attenti a che non abbia il Covid, poi gli abbiamo dato un decreto di espulsione, tutto questo con i soldi dei contribuenti, quello ha preso, se ne è andato a Parigi e ha ammazzato e ha sgozzato due francesi. E se potranno un po' incazzare i francesi?
tant'è che oggi forse soltanto Libero coglie questo aspetto, cioè che i francesi sono furibondi su questa specie e faranno quello che fanno a Ventimiglia, ancora di più cercheranno di non accettare arrivi del resto dall'Italia. Stupendo Zurlo che oggi prende in giro preventivamente i giornali, ma l'aveva già preso in giro ieri, prende in giro i grandi capi di Stato, tutti quanti esprimono condanna contro l'estremismo e la violenza, ma nessuno cita l'Islam radicale, ovviamente non l'Islam dei musulmani, amici miei, che sono i primi che a questa roba gli fa orrore, ma io non sto parlando di loro, io sto parlando che financo l'islamico, così come il cattolico, così come l'ebreo, quando vede il fanatico dice: a fanatico cattolico sei un coglione, a fanatico ebreo sei un pazzo, a fanatico islamico io ti prendo e ti metto in custodia cautelare se ti permetti di fare una sola minaccia come quelle che loro fanno. Ma comunque sia, nessuno ne parla. Per arrivare alla parola islamista sul Corriere della Sera siamo dovuti arrivare appunto a pagina 6, in cui si cita Macron. Il pezzo, e devo dire i contenuti migliori, abbiate pazienza, lo faccio oggi, le dà Il Giornale, con Michele Sin che dice: guardate, sono i quattro aspetti, tutti e quattro sul giornale. Michele Sin che dice: pietra tombale sulle bugie dei porti aperti, no all'accoglienza indiscriminata. Molto bello il pezzo di Fiamma Nirestan, il nuovo impero ottomano, quindi l'idea geopolitica del Mediterraneo. Il pezzo di Magdi Allam, non crediamoci anche noi italiani immuni, perché tutti parlano della Francia eccetera, ma qual è il salto per cui si può passare dall'Italia a Francia? Questo è stato in Italia, ma siamo veramente sicuri che noi siamo del tutto immuni? E poi l'ultimo pezzo molto buono anch'esso di Mascheroni, i simboli, la guerra di religioni si nutrono di simboli, così come le religioni. Sgozzato, decapitato davanti a una chiesa con il pugnale, Allah Akbar, cioè quello che dice Mascheroni è quello che poi Ferrara scrive bene sul Foglio, cioè è una guerra di religione di cui facciamo finta che non ci sia l'esistenza. Ultime due cose, le elezioni americane, vi consiglio di vedere ovviamente martedì notte, c'è anche lunedì Quarta Repubblica, ma anche martedì notte faremo uno speciale sulle elezioni americane da 00:40 alle 6 di mattina. Oggi sul Corriere della Sera ci spiegano la difficoltà quella notte di capire, intanto perché ci sono 51 milioni di voti per posta su 80 milioni di voti anticipati, perché in America si può votare anche prima. In genere a votare prima sono i democratici e quindi il dato sarà fondamentalmente molto discusso, potrebbe essere molto discusso anche nelle diciamo zone chiave come la Florida, perché chi vince in Florida rischia di vincere come l'altra volta. I protagonisti, i democratici, se vincessero Florida e qualcuno di quei swinging state che del Midwest che l'altra volta diedero la maggioranza a Trump, beh, sarebbero cavoli. Nessun giornale italiano, e questa è l'ultima notizia, se non in prima pagina, se non sbaglio, Il Manifesto cita una cosa incredibile del Daily Mail di oggi: Corbyn, il grande leader liberista che piaceva ai nostri amici, i nostri amici di sinistra italiani si innamorano sempre, no, di questi fenomeni. Beh, Corbyn è stato cacciato a calci nel culo dal suo partito laburista perché uno zar indipendente, come si chiama in Inghilterra, cioè un leader indipendente del partito liberista, ha fatto un'indagine sull'antisemitismo tra il 2015 e il 2020 da parte del partito laburista, e nell'era di Corbyn lui e i suoi dirigenti addirittura non solo molestavano, ma cosa dicevano? Discriminavano pesantemente tutti gli iscritti ebrei al partito laburista. Vi ricorderete anche il funerale a cui partecipa Corbyn con il mazzo di fiori che il Daily Mail oggi prontamente ripubblica, funerale nei confronti dei terroristi che avevano ucciso barbaramente famiglie ebree. Beh, insomma, viene cacciato Corbyn dal partito, sospeso, un big shame per il partito laburista, così lo viene definito da coloro che avevano fatto questa indagine indipendente. Corbyn dice che si tratta soltanto di accuse politiche ed esagerate su presunte molestie che lui non ha mai fatto. Storia incredibile che racconta una sinistra laburista di cui noi abbiamo parlato spesso, perché la cosa di Corbyn se ne parlava nella specie di apprezzamento generale che Corbyn aveva nel resto del mondo e soprattutto degli intellettuali italiani, primi a guidare il fascismo, fascismo degli altri, non l'antisemitismo degli amichetti loro. Direi che per oggi è tutto, e il sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni. Ciao!